Ciao a tutti, sono Gianni di Autorogo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Dal 2002 al 2006 è stata trasmessa la trilogia di Unicron, composta da tre serie ben distinte cartoon con relative linee di giocattoli. Nel 2002 abbiamo avuto Armada, che come gimmick principale aveva dei Minicon che, innestati sui robot più grandi, andavano a sbloccare armi e potenzialità. Nel 2005 Energon, dove la gimmick principale era la combinazione, erano dei combiners sia a 2 sia a 5, in modo a mio parere un po' discutibile, però comunque con Energon abbiamo riscoperto la gimmick dei combiners. Nel 2006 è arrivata Cybertron con la Cyber Planet Key, che andava anche questa a sbloccare una sorta di chiave, che andava anche questa a sbloccare potenziale ed armi. Come rappresentante massimo dell'intera trilogia, a mio parere, c'è Optimus Prime, del quale è stato prodotto uno stupendo modello di classe leader, come illustrerò e come dirò successivamente. A mio parere è un oggetto che non solo rappresenta l'intera trilogia, ma è un oggetto che, ripeto, a mio parere si può collocare in qualsiasi collezione. E aveva quindi una modalità robot base, che andava a costituire un super mod usando gli altri accessori, e dopo si trasformava in una sorta di camion cybertroniano, un po' da guerra, un po' dei vigili del fuoco, insomma una via di mezzo, che anche questo aveva una modalità volante. E dunque andiamo di là a parlarne. Sinceramente lo show ad episodi dedicato non mi ha mai attirato e quindi non l'ho seguito. Dunque parleremo esclusivamente del giocattolo. Ed iniziamo da questa sontuosa Super Mode. Premetto che questo giocattolo non l'ho ricercato. Più o meno avevo visto qualcosa in rete, più o meno ne avevo già sentito parlare bene. Tuttavia ho trovato un'occasione su uno dei classici siti di vendita ad un buon prezzo, tra l'altro evento qua nella mia stessa città, e allora mi sono detto: ma sì, mi pare carino, lo prendo. E invece mi sono trovato tra le mani una porposità inaspettata, un giocattolo assolutamente d'altri tempi per giocabilità, qualità, plastiche, anche dettagli, nonostante sia giocattoloso. Ha comunque dettagli che comunque sono sopra la media, anche la vernice è abbastanza brillante, per non parlare appunto di tutte le gimmick e della Cyber Planet Key che abbiamo qui, che preferisco mostrarvi dopo nella modalità alternativa. Ha dunque pistola, due cannoni sulle spalle, uno che ho preferito lasciare così, completamente mobile, un altro che ho preferito posizionare sotto a mo' di cannone mitragliatore, ha due cannoni sempre mobili sulle gambe, ha le ali anch'esse mobili, e dopo qui sul petto ha una bella matrice del comando. Matrice del comando estraibile. Come vi dicevo, i cannoni sono posizionabili a piacimento. Qui sulla sommità abbiamo innestato la pistola come prolungamento dello stesso. Quest'altro cannone ha luci e suoni, ma poiché ho rimosso le batterie per il solito motivo dell'acido, non ve lo mostrerò. Anche sulle gambe i cannoni sono orientabili a piacimento. Al di là della trasformazione, delle gimmick che adesso andremo a vedere, vorrei porre l'accento sullo spessore di queste plastiche, davvero impensabile ai giorni nostri per prodotti comunque da supermercato a prezzo di supermercato. Quindi torniamo al solito discorso, rapporto qualità-prezzo, che in questo caso come leader class è assolutamente a livelli
esponenziali rispetto ad esempio a un leader class odierno che come plastiche assolutamente non si può paragonare a questo prodotto. Come comparazione abbiamo qui un Deluxe del 2010 Generations Cybertronian Optimus Prime e qui abbiamo un Earthrise Optimus Prime classe Voyager. Ed ora con la mia solita bella birretta andiamo a giocare un po' insieme, lo trasformiamo nella modalità base, nella modalità alternativa, andiamo a vedere la Cyber Planet Key cosa va a combinare e dunque proseguiamo. Ed ecco la modalità robot base, ovviamente meno incisiva della super mode. In questa modalità preferisco tenere le spalle un po' più basse proprio per dare un po' di differenza in più. Con un po' di fantasia, gli accessori restanti possono formare una sorta di modulo da battaglia, base, un po' quello che vogliamo, come già si è visto nella RID 2001. Comparazione con due Voyager Class odierni, per quanto riguarda lo spessore delle plastiche, la totale assenza di vuoti, qui siamo completamente su un altro pianeta. C'è da dire che l'ingegneria di questo è sicuramente molto più semplice rispetto a quelli più moderni, però il risultato che viene raggiunto è comunque ottimo e ripeto, la sensazione tra le mani è oggi irraggiungibile. Ed ecco il nostro super camion cybertroniano, super corazzato, super cannonato, super, insomma, più super di così. Quindi questa è una modalità prettamente cybertroniana e dunque può andare a gusti, anche se insomma la sua aggressività direi che è abbastanza oggettiva. Prodotto di qualità strabordante per un prezzo che era da supermercato, poiché oggi è un semi vintage e quindi i prezzi vanno di pari passo,
Tuttavia posso identificare due difetti oggettivi. Sicuramente la testa qui visibile sulla sommità, un pannello non ci avrebbe fatto schifo, e il fatto che queste ali non si possono fissare sui fianchi. Sicuramente fissarli sarebbe stato molto molto meglio a mio parere. I cannoni ovviamente sono posabilissimi perché sono gli stessi che abbiamo visto nella super mode del robot. Andiamo a vedere cosa succede innestando la magica Cyber Planet Key. Ed ecco la versione camion volante che può far storcere il naso a molti, ma ricordiamoci che negli anni 80 andavamo pazzi per i mask, che erano appunto dei veicoli che si trasformavano in modalità volanti e quant'altro. Quindi è comunque una giocabilità in più, se non piace si può ignorare, però è sempre una cosa in più. Comparazione con il più recente Studio Series 86 Deluxe Class Jazz. Dunque, come già detto, non ho seguito lo show dedicato, ho ben poco di questa trilogia di Unicron, ma questo modello, per la sua qualità, la sua imponenza e la sua anche importanza storica, lo consiglio al di là di qualsiasi logica collezionistica, al di là se piace o meno lo show e questa linea, ripeto, questo modello come esponente a sé stante, a mio parere, va ad impreziosire qualsiasi collezione. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.